ragazzi, io sono Carly e questo ovviamente è Cimmia che finalmente ha deciso di farsi una doccia. Siccome il video dell'ultima volta dove ho portato le build axe della 1.20 vi è piaciuto tantissimo, avete lasciato tanti mi piace, ho deciso di portare un altro episodio. Adesso vi insegno un piccolo acquario che si fa utilizzando dei codici strani su Minecraft. Viene fuori proprio un piccolo acquario. Allora facciamo così, lo chiudiamo qua in basso, così facciamo una sorta di tavolino, mettiamola così. Mettiamo qua su delle impalcature che chiudiamo di nuovo qua sopra con le botole e utilizzando questo comando riceveremo un bastoncino incantato molto particolare, e quando sotto vi viene scritto waterlogged significa che è giusto, che possiamo cliccare, e così col tasto destro avremo l'acqua all'interno dell'impalcatura. Poi adesso ci mettiamo due pesciolini molto tristi di stare qua dentro. Dicevamo, mettiamo l'acqua qua dentro, una e due, e il pesce lo piazziamo qua sotto, così sponerà qua in alto, uno e due. Poveri piccoli pesci, mi dispiace così tanto, sono in uno spazio piccolissimo. Ma non è ancora finita. Piccolo consiglio, se volete posizionare un vasetto come ho fatto io qua dietro, inserite prima il vasetto e poi l'acqua, perché sennò esce dappertutto e non si riesce a fare. Ed ecco qui terminato il nostro preziosissimo spazietto, e mi piace parecchio, peccato che per fare l'acqua ci voglia tanta pazienza e tanti errori. E adesso andremo a costruire un piatto di pasta. Che ci crediate o no, è possibile farlo qua su Minecraft. Ovviamente non sarà perfettissimo, però dobbiamo anche usare un po' la nostra immaginazione. Allora mettiamo qua al centro dell'acqua, che copriamo con una bellissima lastra di bambù. Ovviamente potete utilizzare il materiale che volete. Inseriamo il codice per ricevere una cornice invisibile, questo qua. Mettiamo la cornice visibile, la cornice invisibile qua, e qui un bel vasetto. Adesso mettiamo questo corallo rosso qui, in questo modo, sotto il corallo giallo per fare gli spaghetti, e qua mettiamo un tridente a mo' di forchetta. Oh, vi dirò, forse la scelta del bambù giallo come tavolo non è stata una delle mie idee più brillanti, però dai, si può dire che sia un piatto di spaghetti un po' l'americana col ketchup sopra. Beh, tutto sommato comunque decora abbastanza bene. E adesso nella prossima costruzione faremo l'armatura di Iron Man. Vedete che ho già preparato una sorta di camerino speciale prezioso con le armature. Allora, ci sono un po' di passaggi da fare, un po' complicato. Allora, innanzitutto abbiamo bisogno di tingere tutti i pezzi di cuoio di rosso. Quindi questo con questo, così. Ok, dopodiché abbiamo bisogno del banco da forgiatura. E dentro ci mettiamo in ordine, vedete che ho già diviso tutto quanto. Questi oggetti, quindi il casco con l'ornamento stile occhio e un diamante, i pantaloni con lingotto d'oro e l'ornamento stile marea. Io non ci capisco mai niente in questi, però funzionano e sono fighi. E poi facciamo l'ultimo così. E adesso andiamo a vestire il nostro omino e tac. Funziona, wow. Oh, che figo che è venuto. Non mi aspettavo che venisse così dettagliato. Mi piace. E poi qua sopra pensavo, giusto un po' per aggiungere quella cosa in più, mettiamo un bel pannello di vetro, così sembra una vetrina di cose preziose che nessuno potrà mai avere. Beh, che ne dite voi? A me piace parecchio. Questa invece è una build hack che si può fare utilizzando solo un blocco e vi assicuro viene bellissima. Ricorda un po' la casa di SpongeBob praticamente. Andremo a fare un ananas. Allora ci mettiamo qua sopra il blocco di favi, inseriamo un altro blocco qua sopra e facciamo questo comando, e inviandolo troveremo un piccolo cespuglietto sul blocco di miele. Adesso non ci resta che farlo crescere utilizzando della farina d'ossa, ed ecco qua. Beh, molto semplice questo, ovviamente senza l'utilizzo di alcuna mod, ma solo con dei comandi, e direi che è un ottimo ornamento per i vostri giardini nella vaniglia. Sarebbe carino poi riempirlo di piantine tutto attorno, di fiorellini, per dare un po' di colore ai vostri giardini. Passiamo alla prossima costruzione. Questa costruzione può rivelarsi molto utile nei vostri magazzini. Andiamo a fare 1, 2, 3 e 4 buchi per terra e li riempiamo di neve. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Adesso qua sopra
sopra mettiamo uno strato di pietra e copriamo tutto quanto. Adesso un passaggio fondamentale. Dobbiamo mettere uno schema di forgiatura, ornamento stile silenzio, ci hanno sempre dei più fatti nomi, un lingotto, elmo in diamante, stessa cosa con l'elmo d'oro, il carapace di tartaruga e l'elmo di ferro. Adesso mettiamo i distributori qua, E4, e dentro ognuno mettiamo un supporto per armatura, E4, e adesso attiviamo con i blocchi di redstone. Ma come li ho messi i distributori? Ma non vanno messi così. Perdonatemi, vanno girati da questa parte. Ecco, così. Dopo che vi siete assicurati che sono girati effettivamente dal lato giusto, li attiviamo tutti quanti con la redstone, quindi 1, 2, 3 e 4, in modo tale che escano le testine qua. E adesso, il pezzo finale, andiamo a mettere sopra il casco di ferro, l'elmo d'oro, carapace di tartaruga e l'elmo in diamante. In questo modo sembrerà che abbiate piazzato i minerali grezzi sulla roccia. Ed è perfetto appunto per i vostri magazzini. Poi magari qua dietro potreste mettere una cesta con dentro appunto i diamanti, qua con gli smeraldi, l'oro e il ferro. E io non mi sono accorta che ho messo un elmo in testa. Beh, anche questa trovo che sia una soluzione molto bellina e ve la consiglio assolutamente. Questa che stiamo per fare invece è una mini buildax super veloce di una TNT. Allora, piazziamo il blocco presunto di TNT, mettiamo sopra un po' di candeline, cartelli in tutti i lati con scritto TNT. Dopodiché coloriamo con il colorante le scritte e le illuminiamo con la sacca luminosa. Beh, non sarà pericolosa come la TNT comune di Minecraft, però è lo stesso una bella soluzione. E ora creeremo un nostro quadro, proprio una piccola fotografia che potrete mettere ovunque nella vostra casa. Innanzitutto partiamo con uno stendardo giallo, il colorante azzurro e scegliamo questa fantasia qua. Poi inseriamo il teschio e il colorante azzurro, la figura volto di creeper col colorante giallo, in modo tale che venga questa roba molto strana, e dopodiché scegliamo una linea e la cornice con il colorante marrone. Ok, questa roba oscena è ciò che vi deve venire fuori. Inseriamo il nostro stendardo, una cornice dietro e poi scegliete la testa che volete utilizzando il sito di Minecraft Ads. Vi basterà copiare ed incollare il comando che avete scelto ed eccoci qua con la testa di unicorno. Io ho scelto questa e l'andate a inserire qua sopra. Beh, devo dire, ci sta molto bene, mi piace tanto questa. Potrete fare i quadretti dentro tutta la vostra casa e viene molto bene, mi piace. E se siete fortunati abbastanza potrete trovare anche la vostra skin all'interno del sito, così che proprio potete appendere una vostra foto. E ora ho una costruzione molto inquietante ed è veramente terribile, però è fichissimo allo stesso tempo. Faremo una faccia che si muove. Facciamo 1, 2, 3, 4 e 5 blocchi. Facciamo un 5x5, così. Poi qua sotto al centro mettiamo un bottone. Qui mettiamo uno e due botole e due slab qua in alto. Adesso è il pezzo forte. Dobbiamo lavorare un po' con gli stendardi utilizzando il telaio. Stendardo bianco e colorante nero. Scegliamo questa fantasia. Ora col colorante bianco facciamo la cornice e col colorante marrone scegliamo questo qui, vedete che è come un occhio, terribile. Adesso lo mettiamo uno qua e uno qua. E che cosa inquietante! Però è carina! Cioè, è bella, ma anche di veramente terrificante. Bene, lavoro compiuto, passiamo alla prossima buildax. Ah, e preparatevi ad avere una postazione da gaming degna questo nome. Questo richiederà un bel po' di tempo, ma ne varrà assolutamente la pena. Allora, abbiamo bisogno di fare due blocchi in profondità e mettiamo un tappeto sopra. Qui mettiamo la lana e qua mettiamo un blocco di netherite. Questo praticamente è lo schema iniziale del nostro computer, il monitor e la tastiera. Ora qua mettiamo un distributore puntato verso la tastiera e mettiamo dentro un supporto per armatura che attiviamo e un elmo di ferro. Dopodiché piazziamo un telaio e mettiamo
mettiamo uno stendardo bianco col colorante nero e scegliamo questa fantasia. Colorante bianco e scegliamo questa. Colorante bianco di nuovo e scegliamo di nuovo questa fantasia in modo tale che venga questa lineetta sottile. Dopodiché col colorante grigio scuro andiamo a scegliere questa fantasia qui. Perfetto. Piazziamo il nostro stendardo qua sopra. Perfetto, sta prendendo forma. Adesso pezzo finale, quello più importante, il comando per il command block, eccolo qui. E adesso sempre dal sito di Minecraft Ads io ho cercato Google in modo tale che venisse fuori proprio il codice con la testa di Minecraft Google. Inseriamo dentro il codice e attiviamo sempre attivo e facciamo fatto. E così vedete che abbiamo il nostro logo, molto bellino. Adesso qua dietro mettiamo una cornice e ovviamente il logo di Google. Ed ecco fatto! Wow! Ah, vedi, la lineetta grigia è proprio la barra di ricerca! Ma che figo! È super realistico! Oh, wow! Ok, e fatto ciò, adesso potete decorare la vostra scrivania come volete. Io ovviamente, come sempre, vi consiglio di utilizzare i nostri bellissimi e immancabili vasetti, con dentro chiaramente il nostro fior torcia. Ecco, senza questi non sono vere Bildax. Qualche seggiolina, oppure se volete fare qualcosa di più elaborato, vi ho fatto vedere tanti tipi di sedie nei vecchi video di Bildax. E beh, direi che mi piace parecchio, è una postazione super realistica questa, poi la cosa proprio di Google l'ho capita solo alla fine. E come ultima Bildax adesso faremo un iPad. Vi giuro, questa è molto più semplice rispetto a quella di prima. Mettiamo una scala qua, il nostro immancabilissimo distributore insieme a un supporto per armatura, perché senza questi non si possono fare le Bildax. Lo attiviamo. Ok, dopodiché il comando per il command block, ormai lo sapete a memoria immagino, e ci copiamo e incolliamo ovviamente il nostro comando per l'iPad, sempre attivo, fatto, distributore di nuovo con dentro la nostra testa di iPad, lo attiviamo ed ecco qua, 1, 2, chiaramente ora il problema rimane qua sotto da coprire, ma potete tranquillamente utilizzare delle botole, queste qua di abete che sono le mie preferite, per chiudere tutto quanto e così abbiamo creato un piccolo tavolino con l'iPad. Ragazzi, che dire, io spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Oggi abbiamo visto veramente Bildax stranissime e particolari, però mi sono piaciute. Da Carly e da Cimmia, che si è sdraiate tutte, noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!